Ciao a tutti, oggi nuovo What Eat in a Day e siamo arrivati al numero 11. In questo video vedrete tanti spinaci dato che è anche il periodo e abbiamo approfittato e li abbiamo mangiati sia a pranzo che a cena. Senza troppi giri di parole e troppe introduzioni vi lascio subito al video. Per colazione mi sono mangiata queste bellissime camille, sono in pratica dei semplici muffin con carote e arancia e sono davvero molto buone, molto sane perché sono completamente integrali, senza zuccheri raffinati, senza neanche la farina raffinata, ovviamente integrale come dicevo prima, e sono davvero molto morbide anche se appunto sono molto rustiche come ingredienti e mi sono piaciute davvero tanto, di queste troverete la ricetta prossimamente. Qui le vedete appena sfornate, le avevamo fatte il giorno prima, io poi me ne sono portata qualcuna a casa e ci ho fatto colazione appunto con una tazza di tè. Come spuntino ho scelto un po' di frutta, come sempre, come vedete utilizziamo molto spesso la frutta negli spuntini perché è un buon modo per consumarla e poi devo dire che sono sempre degli spuntini molto rinfrescanti e mi piace molto. Ho scelto quindi la mela e il kiwi che vado a pulire, a sbucciare e fare a piccoli cubetti. Poi li ho arricchiti con un pochino di bacche di goji, che era un bel po' che non consumavamo, le abbiamo comprate poco tempo fa, e un pochino di semi di chia. Questo come al solito lo mangio davanti al computer, per questo mi faccio sempre tutto quanto a pezzi, così con una forchettina sto comodissima. E guardate che bei colori! Per pranzo ci siamo fatte una cosina molto veloce e bella nutriente, dato che adesso è il periodo di spinaci, ne avevamo comprati un pochino freschi, guardate che belli, e li abbiamo semplicemente lavati, sciacquati e messi in una padella. Intanto che gli spinaci cuocevano ci siamo farcite una piadina, questa l'abbiamo semplicemente scaldata sempre in una padella ed è una piadina di farro, e andiamo a farcire con un pochino di hummus che avevo già in frigo, un pochino di carotine tagliate a pezzettini tritate e gli spinaci appunto che si sono cotti pochissimi minuti e un pochino strizzati dall'acqua. Completo con un pochino di caprino, che devo dire come formaggio mi piace molto, caprino fresco ovviamente, e chiudo. Questo è stato il mio pranzo e di queste piadine me ne sono mangiate due, l'altra era identica quindi non ve la faccio vedere. A merenda ho scelto di farmi un frullato molto ricco, dato che mi stavo andando ad allenare, ho scelto appunto una merenda bella nutriente, quindi vado a fare una banana a grossi pezzettoni, la metto nel boccale del frullatore di immersione. Aggiungo il latte di soia, in questo caso ho scelto il latte naturale, un cucchiaio di cacao raso e un pochino di burro d'anacardi. Ci sta molto bene anche il burro di arachidi, che con il cacao è davvero buonissimo, ma anche il burro di mandorle, quindi potete mettere quello che avete, ci stanno bene davvero tutti quanti. E poi aggiungo un pochino di zucchero, questo è lo zucchero integrale, il mascobado, ci sta molto molto bene anche uno sciroppo ad esempio di riso, di mais o anche il miele. E lo vado a mettere giusto per smorzare un pochino l'amaro del cacao, ad esempio se utilizzate il latte di soia con la vaniglia potete anche non metterlo perché è molto dolce. Quindi frullo tutto. Il mio frullato pre-allenamento è pronto, come vedete è stato molto semplice e devo dire che mi piace molto mangiare queste merende prima appunto che mi vada ad allenare, perché rimangono molto leggere e mi dà tutte quante le energie di cui ho bisogno. Perciò ho scelto di fare qualcosa di abbastanza proteico ma anche leggero, quindi abbiamo preso la palla al balzo e provato finalmente la frittata senza uova ma fatta con la farina di ceci. Qui sto mettendo in una ciotola la farina di ceci e l'acqua e inizio quindi a formare questa pastella mettendo l'acqua un po' alla volta in modo da non formare i grumi. E stranamente era una cosa che non avevamo mai provato. Quindi diteci se avete qualche consiglio, qualche ricetta di questa tipologia, magari ce la scrivete che siamo molto curiose. Aggiungo un cucchiaio di olio e un pochino di salsa di soia per dare un buon sapore. Quindi una volta mescolata e pronta la nostra pastella la vado a far riposare un pochino in frigorifero.
Nel frattempo avevo tolto dal congelatore due cubetti di spinaci congelati, quindi senza metterli direttamente in padella l'ho lasciati ammorbidire fuori dal freezer e quando erano appunto un po' più morbidi ho iniziato a spezzettarli al coltello. In questo modo la cottura è più breve e secondo me si cuociono anche meglio che buttati direttamente dal congelatore al fuoco. Li vado a mettere in una padella antiaderente con un goccino di salsa di soia, anche in questo caso che dà davvero un ottimo sapore soprattutto alle verdure, e un goccino anche di olio. Qualche minuto in padella giusto per far rosolare, far asciugare l'acqua e verso sopra la pastella di ceci che intanto aveva riposato. Questa, essendo la prima volta che la facevo, non mi ha soddisfatto molto come metodo perché un pochino gli spinaci sotto si sono sbruciacchiati, quindi la prossima volta farò il contrario, metterò prima la pastella e poi l'eventuale verdura oppure mescolerò tutto insieme. Comunque devo dire che è venuta molto bene. Dopo una decina di minuti infatti vedete che si è ben intostata sotto, quindi aiutandomi con una spatolina la vado a staccare un pochino dai bordi e aiutandomi invece con un piatto la vado a girare. Ecco, vedete che sotto si è un po' sbruciacchiato, poi per fortuna sono riuscita a togliergli i pezzetti proprio più scuri. Questa è una fase molto delicata, non sapevo come fare, e faccio cuocere altri 10 minuti anche dall'altro lato. Ecco, davvero, ditemi voi come la fate perché sono molto molto curiosa. Ed ecco quindi la mia cena quasi pronta, non mi rimane che impiattarla e mangiarla. È stata molto buona e molto proteica, nutriente, perfetta anche dopo l'allenamento che avevo fatto prima. La giornata si è conclusa, ma se volete vedere altri What I Eat in a Day lasciateci un bel mi piace, così ci mettiamo subito al lavoro e registriamo immediatamente il prossimo. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se volete condividetelo e vi mando un grossissimo bacio. Ciao!